Thank you.
sera il libro di Claudio Barrotini, libro fotografico dedicato a un grande scultore della scena internazionale del Novecento, Pietro Cascella, conterraneo, se possiamo dire anche nostro, per essere legato e residente qui in Lugano. Alla mia destra l'autore Claudio Barrotini, alla sinistra Cornelia Rothenstein, moglie dello scultore e nota scultrice della stessa, e Giacomo Romano, direttore della Galleria Le Stanze di Livorno, che appunto, insieme a me, insieme a voi, parleranno, soprattutto la signora Rothenstein, di questo lavoro fatto 14 anni di assidua frequentazione, di lavoro e di amicizia fra appunto Claudio Barrotini, livornese di adozione spezzina, e grande Pietro Cascella. Già dal video avrete notato insomma, il tema, che è anche il tema del libro, la presenza e l'assenza, appunto, perché lo scultore è scomparso nel 2008 e infatti si vedono, se lo si vede al lavoro, le sue opere, nei suoi studi e poi lo studio senza di lui alla fine. E, però, appunto, è stato giustamente detto, i grandi artisti scompaiono per le famiglie, per l'assenza che lasciano, sono sicuro, ma non scompaiono ancora mai, perché il loro lavoro è veramente eterno, e tanto più pensando a un autore come Pietro Cascella che ha opere monumentali in tutto il mondo, tantissime in Italia, ma moltissime appunto anche fuori, che fanno e costituiscono un orgoglio, ecco, per noi tutti, per i cittadini italiani, ma di tutto il mondo. La pietra, volevo leggere anche io queste parole che giustamente Claudio ha guardato nel libro, che ha trovato magnifiche, la pietra che diventa tempo essa stessa, no? Perché appunto viene trasformata in qualcosa che fa parte di una vita di uno scultore che l'ha amata di sopra di ogni altra materia e che si carica di un significato che va oltre la vita anche dello stesso artista, che va oltre e che non rotolerà più nello stesso modo, forse non rotolerà. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi e dico solo una cosa per collegarmi al fatto di perché presentiamo qui al CAME che questo lavoro che non è di quest'anno ma è dell'anno scorso, di Claudio Barrotini, in qualche modo c'è un legame con la mostra che l'istituzione aveva appunto dedicato a Claudio poco tempo fa ed era ritratti delle celebrità, no? Portrait of celebrities, e tra questi c'era quel bellissimo intenso ritratto che chiudeva quasi tutto il libro che avete appena visto, il ritratto scultoreo di Pietro Cascella, e una bacheca che era stata un'aggiunta un po' all'ultimo momento nella mostra, era in nuce un po', era un po' il progetto già forse in nuce, non lo so, comunque un'intera bacheca in quella mostra conteneva le foto, alcune foto del lavoro con Pietro Cascella. Pietro Cascella, lo racconta Cortella nel libro, non amava essere visitato nello studio, e a parte qualche eccezione, quale appunto Claudio Barrotini, che sia lei a raccontarcelo. La ringrazio moltissimo e soprattutto ringrazio per la ospitalità, perché è molto bello che in questo spazio museale stasera rivive in qualche modo l'immagine di Pietro Cascella, anzi non in qualche modo, devo dire che rivive molto intensamente. Io, caro Claudio, ho trovato di nuovo, l'ho visto già tante volte, ma nuovamente l'ho trovato molto bello. Ecco, allora, lei diceva che Pietro non amava le intrusioni allo studio, lui non amava essere guardato mentre lavorava, poteva avere degli amici che venivano a vedere una cosa, però in quel momento lui non poteva lavorare. E io penso che è un po' come quando, per esempio, un fotografo, Claudio, vede una rondine o un cerino che sta
facendo un nido e dice adesso vado vicino allo fotografo. Quello naturalmente da quel momento che arriva con una parete fotografica non fa più niente. E quindi va bene, questo dimostra quanto Pietro abbia avuto un rapporto di confidenza, di amichevole, pacifica confidenza con Claudio. E questo libro è in realtà il risultato di un felice incontro tra un fotografo e uno scultore. Allora, la fotografia e la scultura sono due arti veramente completamente opposti, per, io direi, per il fattore del tempo, perché la scultura ha bisogno di tempi molto lunghi, è una lunga gestazione dal pensiero al disegno al concetto, e la fotografia ferma l'attimo. Ora io naturalmente mi dovete perdonare perché tutte le persone che sono cresciute nella cultura tedesca ogni volta devono parlare di Goethe e a questo punto io non posso farne a meno nemmeno, perché fermare l'attimo è proprio la frase di questo dramma profetico scritto da Goethe, dove Faust, iniziato, vende l'anima per fermare l'attimo, vende la sua anima al diavolo. E lui dice esattamente, Goethe gli fa dire questo, se solo potessi dire l'attimo, resta, permani, sei così bello, e Mefisto dice va bene, ok, io posso avere queste esperienze e Faust vende la sua anima al diavolo. Allora mi domando, se Faust avesse avuto in mano una macchina fotografica e avesse potuto catturare qualche attimo, se avesse avuto ancora questo impellente desiderio che lo ha spinto a questo sciagurato patto. Ora, chiaramente, Claudio non ha fatto nessun patto col diavolo, perché oggi chiunque, chiunque abbia la macchina fotografica in mano può catturare, può fermare l'attimo. E gli attimi sono miliardi e miliardi sono le persone che possono farlo. Ma evidentemente le cose non sono così semplici, perché è una questione anche di qualità dell'attimo, cioè capire quale l'attimo è significante. E poi mettere naturalmente la propria sapienza, la propria arte, la propria sensibilità, e queste due cose insieme, il significato dell'attimo e la qualità del fotografo, mette, dà il risultato. Io devo dire che riconosco molto Pietro in queste fotografie e soprattutto a me commuovono le fotografie dove Pietro sta allo studio a lavorare, perché c'è questa unità tra lo scultore e la scultura. C'è come lui aveva questa capacità di lavorare molto concentrato, per questo che lui non amava essere osservato prima del lavoro, perché chiaramente era un'interferenza, e aveva questa dedizione straordinaria nel lavorare. E io noto in queste fotografie come questo viso concentrato e passa come una corrente dal viso nelle mani, nell'attrezzo e nella scultura, ed è come se non fosse tagliato il cordone ombelicale tra quello che è lo scultore e la sua creatura, cioè è in realtà come un tutt'uno. E questo Claudio lo esprime molto, molto, molto bene, e trovo che è molto bello. E questa che Claudio sia riuscito a sua volta a cogliere questa stessa autenticità, dimostra.
questo io concludo. Quella fu una circostanza nella quale io dovendo presentare, cercai di dare una lettura di come il libro mi si era presentato a me, notai una cosa che rimarcai. Il corpo centrale del libro, le fotografie di Claudio su Pietro Cascella, erano come circoscritte tra due pensieri. Un pensiero che credo che sia a pagina 11 del libro, nel quale Cascella volge un invito a tutti a andare con l'animo libero, sgombro, a visitare i musei e a cercare dei musei con un'identità come gli antichi, dice Cascella, e intendendo dire a dialogare, a trovare una familiarità con quelli che già hanno ricevuto nel mondo. E che alla fine c'è un altro pensiero, che è un pensiero in poesia, scritto da Cascella, nel quale Cascella immagina di quello che abbiamo letto alla fine del video, immagina di aver gettare le pietre, le sue pietre, nel fiume della storia, del tempo, e quindi è che sono una parte della sua anima, e affida questo lavoro, i suoi lavori, proprio al tempo, quindi al mondo stesso. Sulle pietre stesse un lavoro parziale poi completato dalla natura, quindi c'è quasi un progetto escatologico di andare dietro a un mondo che nel futuro dicevo che forse non ci sarà, quindi me stesso, quindi ho fatto attraverso
abituato a sprigionare una forma d'arte tutta mia, che magari mi serve solo a me, ma se non è questo l'arte, il senso dell'arte qual è? L'arte serve, deve servire, proprio per mettere l'uomo in condizione di sentire, cioè, per prendere vita l'arte. Questo libro di Barontini in me ha preso come un'altra vita, è come se io in qualche maniera pensassi, come io dessi, di avere aggiunto qualcosa all'opera di Barontini stessa, come il tempo aggiunge qualcosa alle pietre di Cascello. Questo è, pertanto io ringrazio Claudio di avermi aiutato a avere questo sentimento, e quindi questo è l'espressione artistica. Yeah.
va bene rimanga, se non va bene lo so la seconda volta. E quindi quando poi sono dopo sono tornato con tutti le lampade frontali, chiaramente il teatro è volume e mi ha fatto capire subito immediatamente cosa vuol dire fare in forma una scultura. L'unica foto di Pietro che è in posa è questa, no? L'ultima, quella che vedrai. Anche questa qua, diciamo, se si vuole, non è, se è in posa, ma sembra che non sia in posa. Questo è un unico scatto, no? Se fosse un rullino, sarebbe, cioè, l'unico fotogramma di un rullino da 36. Perché io mi avevo fatto il ritratto e lui mi disse, ma fa il ritratto, vai, fa valore, tu, io l'ho scattato, ho preso tutto, fregato come parola, no? Perché lui mi piace andare in posa. E l'unica foto è questa, che diciamo che è naturale perché lui pensava di fare uno scherzo e dice, ma questa, vuol dire, mai t'ho fregato, no? E invece è stato bravo perché l'ho scattato immediatamente. Però ci possono essere delle cose che uno poi del tempo, non so, faccio un esempio, no? Le squadre in legno, no? Chi è che si trova le squadre in legno? Cioè, ora, i giovani, la maggior parte, possono, cioè, ci sono delle cose che poi diventa anche una lettura diversa, chiaramente, più che passa il tempo, più che la lettura cambia, cioè il modo di vedere. È terminata la serata dedicata a Barontini e specialmente allo scultore Pietro Cascella, che abbiamo visto nella sua rappresentazione con queste foto e la rappresentazione del libro che Barontini ha presentato questa sera al CAMEC. Il CAMEC, che in questo momento siamo di agosto, è presente dalle ore 21, insomma, nella serata, musei aperti nella notte, e vediamo anche molta gente che è venuta a partecipare a questa serata, nella quale dove ha avuto il piacere di vedere le opere di questo grande scultore che ci ha lasciato circa 5 anni fa, e nel solito tempo chi ha rappresentato le sue opere che vediamo appese al muro e che rappresentano e raccontano la sua vita, raccontano una vita di storia, di passato, di presente, perché per noi sono rimaste le opere che lui ha fatto e quelle che in realtà non scompariranno mai. Qualcuno dice, ma cosa servono le sculture? Qualcuno dice niente, qualcuno dice per ricordare qualcosa che è passato e è riuscito a lasciare ai posteri un suo punto di vista. Queste sono un po' le rappresentazioni che Pietro Cascella ha fatto. Ma se vogliamo essere veramente penetranti, dobbiamo dire che la sua visione, e vediamo Barontini che sta spiegando una sua foto, la sua visione era quella di essere a fianco a uno scultore che stava operando e stava mettendo a frutto la sua idea. Come diceva lui, ero un fantasma e a fianco a lui mi sono permesso di scattare delle foto che lui nemmeno si accorgeva che io facessi. Il brusio ci fa e ci ricorda
il brusio ci fa e ci ricorda che siamo presenti a una mostra dove realmente si sta parlando di qualcuno, e qualcuno che ha lasciato a noi dei suoi lavori e delle sue cose che potremo vedere in piazze, edifici, comuni, là dove è stata chiesta la sua visione. Thank you.